New World sta facendo discutere in questo periodo e quindi perché non parlarne più nel dettaglio in qualche video? Questa è la domanda che mi sono posto e beh, ne sto parlando. Bentornati su Gaming Galaxy, il vostro portale di intrattenimento per build, news, guide e chi più ne ha più ne metta dei vostri giochi preferiti. Vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale, lo sappiamo tutti, soprattutto io che la percentuale di tutti coloro che guardano i video non sono iscritti, è una percentuale molto grossa. E porca vacca, è gratis, quindi spostate il vostro mouse sul tasto iscriviti e cliccateci sopra. Grazie! Tornando a noi, oggi volevo parlare un po' della questione Guild e Clan. New World sappiamo tutti che nasce in stile PvP e che solo dopo Amazon Game ha aggiunto la componente PvE al titolo, andando a scombinare parecchie cose. Però il mondo di New World si basa su quell'idea iniziale di fazioni, fazioni che controllano enormi porzioni di mappa e danno dei piccoli ma significativi vantaggi a tutte quelle guilde che ne fanno parte, portando a scontri PvP e anche PvE di grosse orde composte da guilde diverse della stessa fazione. Ebbene, sul Discord di New World Italia, vi consiglio di iscrivervi sia al loro gruppo Facebook che al loro Discord, trovate tutti i link in descrizione, è uscita questa domanda posta da un utente perplesso da questo sistema di fazioni, territori e guilde. La domanda in questione è: ma se io non faccio parte di una mega guilda, ma ho solo qualche amico con cui gioco e mi diverto, posso partecipare alle guerre o comunque svolgere tutte le attività che il gioco mi può dare? Questa è una domanda bomba, posta a tutti i player che attualmente giocano o hanno giocato all'alfa e che ovviamente sotto NDA hanno potuto rispondere in maniera generale. Ma per nostra fortuna i ragazzi sono riusciti a dare una risposta concreta a questo povero utente, rincuorandolo e sinceramente rincuorando pure me. Senza tirarla troppo per le lunghe, Amazon Game ha sì studiato un sistema dove le grandi guilde hanno e possono controllare vaste aree di territorio e impegnarsi in scontri PvP con le altre guilde e fazioni. Ma il sistema creato per le varie dichiarazioni di guerra, i vari scontri sia PvP che PvE, possono essere svolti anche da gruppi e guilde più piccoli e perfino da player random senza una guilda. Non sto qua a spiegarvi per filo e per segno come funziona questo meccanismo, ma sta di fatto che tutti coloro che giocheranno un po' più casual, un po' più easy e magari con qualche amico avranno la possibilità di svolgere qualsiasi tipo di attività abbiano voglia. Sembra che, e qua mettiamoci le virgolette, Amazon Game abbia risolto un grosso problema, tra le altre da lui stesso creato, in maniera egregia. Ovviamente dovremmo aspettare di metterci le mani sopra, per me il 20 luglio, ahimè, perché non sono stato accettato nell'alfa, per darvi più dettagli più cicciosi in merito, ma per il momento questa mi sembra una grande notizia e per questo ne ho voluto parlare in un video. Ringrazio ancora i ragazzi di New World Italia per averci svelato questo complicato meccanismo. Vi reinvito a iscrivervi a tutti i loro social e noi ci rivediamo con il prossimo video. GG a tutti quanti!